Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di cucina. Oggi vi mostro un primo velocissimo da fare. Calcolate che io sono appena tornata dall'allenamento, quindi il tempo di una doccia è in un quarto d'ora. Questo piatto è pronto. È una pasta integrale con granella di mandorla tostata e prezzemolo. È un primo alternativo, semplicissimo, perché ovviamente ci sono ingredienti molto semplici che però fa la sua figura perché ovviamente non siamo abituati a vedere questi piatti, magari siamo abituati, non so, al classico sugo, ad una matriciana, ad un pesto, e queste cose qui, per quanto semplici, risultano gustosissime, diverse e quindi fanno sempre la loro figura. Vabbè, io oggi non devo far figura con nessuno perché sono sola, però è un piatto che mi piace tanto, ci vuole poco a prepararlo, quindi eccomi qui. Cosa molto importante, è un piatto ovviamente che va cotto e mangiato perché se si fredda non è più tanto buono. Quindi io vado a mangiare, vi mando un bacione e vi lascio al resto del video. Ciao! Qui ho messo l'acqua a bollire. Prepariamo quindi il condimento semplicissimo ma stragustoso. Prendo il cosino qui per frullare, le mie mandorle tostate salate. Io ho preso queste qui, insomma, già tostate, però se volete tostarle da soli, perché ormai io anche i semi li sto comprando e li tosto da soli, però sto cercando intanto di finire le cose che avevo comprato, insomma, già tostate. E queste qui in padella ovviamente non riuscite a tostarle perché il cuore non si tosta, cioè farete fatica. E se volete tostare le mandorle da soli, mettetele in forno e le togliete nel momento in cui si dorano e comunque dal forno esce un odore rustico che vi fa capire che sono pronte. Comunque, sminuzzo ma non troppo, nel senso, ovviamente qui va a gusti, però mi piace sentire proprio i pezzettini croccanti sotto i denti, quindi non lo faccio proprio sottile sottile. Ok, così per me è perfetto, quindi come avete visto straveloce. Ho lavato un po' di prezzemolo, tolgo proprio i gambi, prendo intanto la cosina qui in legno. In realtà si potrebbe frullare anche qui dentro, ma visto che è per una sola persona me lo trito insomma con il coltello. E anche qui ovviamente sia le mandorle sia il prezzemolo, la quantità vanno a gusti. Io abbondo un pochino perché a me piace sentirli entrambi. Si dovrebbe usare la mezzaluna per sminuzzare, ma sinceramente per una quantità così piccola faccio con il coltello. Lo sminuzzo quindi grossolanamente. Ok, così per me va bene. Nel frattempo l'acqua bolle, quindi vado con la pasta. Vado un po' a occhio. Salo la pasta. Io sto usando qui una pasta bio integrale che quindi cuocerà veramente nel giro di pochissimo. Pasta pronta, la prendo, la scolo. Olio. Altro pizzico di sale. Il trito di mandorle. Ops. Certo, se evita di cadere è meglio. Tanto inizia a girare, così vedo quanto ne ho messo in realtà e se ne voglio un po' di più, un po' di meno no, ormai è troppo tardi, però per un pochino in più sono sempre in tempo. Me ne tengo però un pochino che lo andrò a mettere sopra, tipo se fosse parmigiano, praticamente un po' per decorare anche il piatto. Sì, sto mangiando da sola, ma chi se ne frega, mi decoro il piatto. Prezzemolino. Non so voi, ma io amo vedere il verde nei miei piatti. Ok, per me è pronta, sono pronta ad impiattarla.
Come vi dicevo, riprendo un cucchiaino, mezzo cucchiaio, insomma, di granellina, la rispargo sopra, ok, e il tocco di classe, il ciuffettino di prezzemolo. Olè! Ta-da! Ed eccolo qui, quanto è carino ed è anche molto 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 gustoso. E ricetta semplicissima, ovviamente potete farlo anche con la pasta bianca, tranquillamente. E a me piace però con la pasta integrale, se vi devo dire, lega bene. E niente, con questo è tutto, io mi sbrigo a mangiare questo piatto. Ovviamente se provate a rifare la ricetta e vi va magari di fare una foto al piatto, potete taggarmi tranquillamente o con l'hashtag Michelinia o con l'hashtag nel lab, My Kitchen Lab, insomma, come volete. E niente, con questo è tutto, io mi metto a mangiare, vi mando un bacione, ciao!